Ebbene a tutti ragazzi, qua è Labi che vi parla, bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo qui con un video un po' speciale. Volevo ringraziarvi per i 350 iscritti raggiunti, è veramente un bel traguardo e spero di crescere sempre di più. Quest'oggi la specialità di questo video è proprio il gameplay, perché si tratta per il mio del mio miglior gameplay di tutti i tempi e anche del mio miglior gameplay su Call of Duty Advanced Warfare, perché è anche il primo e quindi è la mia prima DNA bomb. E la specialità di questa DNA bomb è che è stata effettuata su Lega, quindi è un record mondiale perché è la prima DNA bomb effettuata su Lega. Stavo giocando in postazione su Solar con il solito Ball, la classe la vedrete all'inizio della partita. Non stavo andando ovviamente per DNA bomb, soltanto che dopo i primi 30 secondi mi sono trovato in serie e quindi ho deciso di gestirmela un po' più facendo lo slayer più che l'objective, quindi stando un po' fuori la postazione e facendo kills per raggiungere la DNA bomb. Ci sono state molte difficoltà in questa partita perché ovviamente non andando per DNA bomb non avevo sciacallo, e inoltre tutte le volte che uso sciacallo per me è un problema perché a parer mio resistenza e propulsione furtiva sono dei perk, sono dei must, cioè non li posso togliere. Perché tutte le volte, se non ho resistenza, barcollo quando mi sparano. Se non ho percezione furtiva, mi vedono sulla mappa ogni volta che salto, e in questo gioco purtroppo bisogna saltare sempre. Quindi è veramente un problema, e comunque ero su Lega, quindi sciacallo non l'avrei mai usato. Infatti mi sono trovato molte volte senza munizioni e per fortuna ho trovato sempre armi a terra abbastanza buone, anche perché alla fine su questo gioco quasi tutti utilizzano il Ball. Ho trovato un Ball e una K, quindi sono stato abbastanza fortunato sotto questo punto di vista. E sono stato fortunato anche sotto un altro punto di vista, perché come state vedendo non avevo l'UAV tra le serie di punti. Perché sì ragazzi, in questa lega si può usare l'UAV. Io spero che mettano le regole MLG al più presto. Comunque sono stato fortunato perché ero in gruppo con Felin, che ringrazio, perché quando gli ho detto che ero un po' in serie e se n'è accorto anche lui, ha cominciato ad entrare in postazione per fare punti, fare kill, e mi ha tirato un bel po' di UAV che mi hanno aiutato a portare a termine il gameplay. Vedendo questo gameplay, molti di voi penseranno: su Lega ci sono gli scarsi, invece in pubblico sono molto più forti, è più facile fare gameplay su Lega. No ragazzi, non è così, c'è soltanto una differenza. In pubblica sembrano tutti forti per il fatto che non si gioca per obiettivi, non si gioca per vincere la partita, la gente gioca per farsi il suo bel rateo, quindi camperano tutti, stanno lì mirati ad aspettarti. Su Lega non è così, si gioca per vincere, quindi si gioca per conquistare l'obiettivo, insomma, quindi tutti rushano verso l'obiettivo. E qui secondo me su Lega si capisce quanto è forte una persona, cioè giocando competitive si capisce la skill e la bravura di una persona. In pubblica no, infatti in pubblica è quasi più difficile fare gameplay. Comunque ragazzi, spero che abbiate capito il mio ragionamento. Quest'oggi non ho un argomento in particolare da portarvi, quindi vi do qualche news. Sono uscito dal GX3 Clan per problemi che penso che non sia importante dire su YouTube, quindi ora non sono in nessun clan pop stomping. Devo ammettere che ho parlato con GTF e sono abbastanza vicino a entrare, mi manca soltanto uno o due gameplay. Quindi niente ragazzi, vi lascio con una canzone di sottofondo, spero che questo gameplay vi sia piaciuto e anche commentare. Nel caso vi esorto a lasciare un like, un commento, e se non l'avete ancora fatto iscrivervi al mio canale. Comunque, anche se sono uscito dal GX3 Clan, li supporterò sempre. E niente ragazzi, da Labi è tutto, ci becchiamo al prossimo video. Bella!
the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light